primo appuntamento inserito nel programma della Fera 2018 con il convegno Arte e Relazione di Aiuto a cura della cooperativa Si Può Fare. Continua il sostegno delle istituzioni affinché l'integrazione diventi mentalità e cultura. Assolutamente sì, noi abbiamo davvero un fiore all'occhiello con la cooperativa Si Può Fare, che garantisce comunque e restituisce la dignità a tante persone che hanno bisogno di un sostegno, in primis alle famiglie e poi anche ai ragazzi. Cosa posso dire? Ritengo che la cooperativa Si Può Fare abbia captato già all'epoca della sua costituzione tutte le qualità, le professionalità per far sì che questi ragazzi possano migliorare e non rimanere statici e stabili. Perché che cosa succede? Magari tanti anni fa, quando si creavano queste cooperative, i ragazzi venivano quasi parcheggiate, consentitemi il termine, senza fargli fare nulla. Invece la cooperativa Si Può Fare stimola, riattiva, grazie alla professionalità di professionisti che ci lavorano. Quindi questi ragazzi hanno dei risultati notevolissimi, eccezionali, li abbiamo visti anche durante gli spettacoli teatrali e sono ogni giorno continuamente stimolati da tutte queste attività ed è una cosa positiva, una cosa bellissima ed è una lezione di vita anche per noi. Io devo fare i complimenti alla cooperativa Si Può Fare e quindi al suo presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione, a tutto lo staff per non solo aver organizzato l'importante convegno di questa sera, ma per l'importante servizio che giornalmente loro offrono e prestano nei confronti di chi si trova in una situazione di disagio, di chi si trova in una situazione di inferiorità. Loro, grazie alla loro equip, alla loro specializzazione, intanto offrono un sostegno alle famiglie e poi aiutano appunto questi nostri compagni di viaggio della nostra vita ad essere sostenuti, ad essere maggiormente integrati nella nostra società. Le istituzioni intanto sono attente e vicine tramite i servizi sociali, ma devo dire che tutta questa amministrazione ha un occhio particolare nei confronti di chi si trova a margine della società, nei confronti di chi il nostro Papa Francesco ritiene che siano scarti della società. E allora benvengono questi momenti di approfondimento, di formazione e di confronto affinché si dia la possibilità sia a queste realtà che si occupano appunto dei disagi, che possono essere disagi mentali e di diversa natura, ma sia e soprattutto nei confronti delle famiglie e dei singoli destinatari di questi servizi. La cooperativa Si Può Fare da 3 anni attiva sul territorio, si contraddistingue per l'eccellenza dei servizi offerti. Quali le finalità? La cooperativa Si Può Fare gestisce un centro diurno socio-educativo riabilitativo sul Latiano, che è una struttura socio-riabilitativa finalizzata allo sviluppo delle capacità residue ed al mantenimento di quelle acquisite. Lo facciamo attraverso la costruzione di percorsi di riabilitazione che abbracciano la vita quotidiana a 360 gradi. E la peculiarità della nostra struttura è il fatto che questi percorsi non si esauriscono all'interno delle mura della struttura, ma fanno della famiglia il cardine attorno a cui ruota il progetto riabilitativo. Inoltre pensiamo che il centro diurno debba essere un luogo aperto verso la comunità cittadina e debba fungere proprio da collante tra chi è più fragile e il contesto cittadino. La professoressa Stefania Guerra, ideatrice della globalità dei linguaggi, una disciplina formativa nella comunicazione ed espressione. Come fa l'arte a diventare terapia? L'arte è dalla preistoria una delle possibilità diverse fra gli altri animali e l'uomo, quindi lì dove c'è precarietà, sofferenza, mancanza, noia, l'essere umano si esprime attraverso l'arte di vivere in primis e ha un'immaginazione, quindi anche lo sviluppo della corteccia cerebrale, di tutte le facoltà progressive in funzione del far esistere ciò che non c'è e quindi l'arte è riempire quei vuoti che danno sofferenza all'uomo per mancanza di qualcosa di così pieno che ha a che fare col principio di piacere. La musica arterapia nella globalità dei linguaggi, che è la disciplina di cui io parlerò questa sera,
è una disciplina che tiene conto appunto del valore autotelico di tutte le arti. Si chiama globalità dei linguaggi espressivi per questa ragione, accessibile anche a un bambino, a un neonato, dico io, nella sua arte di vivere attraverso gli odori, attraverso il riconoscimento dei suoni della voce della madre o del padre, se c'è stato questo contatto durante la gravidanza. E la cosa importante è dire ha un suo gusto personale di vivere già e una nostalgia, quindi l'arte per la globalità del linguaggio è soprattutto nostalgia di che cosa? Del placet, della placenta in cui abbiamo avuto, anche se fuori c'era il boato, il boom, al feto arriva come vibrazione sulla pelle, come fosse un grande orecchio, no? Di nascosto, che è boom. Quindi la musicalità umana, l'armonizzazione è prevista già in questa vita prima della vita, che ci permette poi di riconoscere le musiche della gioia, della tristezza, perché sono state le emos azioni, le azioni del sangue della madre tradotte in sistema vibrazionale recepito dalla pelle intera, per cui questa disciplina lavora con qualunque handicap, a qualunque livello, anche di età, di cultura, proprio perché c'è anche nel sordo profondo una competenza innata intersensoriale. Il tatto è l'unico senso che rimane vicariante gli altri, ma non vicariabile. Quindi tutto ciò che abbiamo vissuto sulla pelle, e veniamo tutti al mondo con un bagaglio di nostalgia della placenta che ci ha reso possibile di sopravvivere a qualunque evento psichico o fisico traumatico. Quindi è un inno alla vita, la musica, la terapia, la globalità dei linguaggi, in cui anche l'handicappato più grave, che sembra irraggiungibile, si può raggiungere attraverso il corpo a corpo, se si dà senso alle memorie del corpo, soggettive e in certi versi anche universali, perché tutti abbiamo avuto delle sicurezze del contenimento del grembo materno, quindi a tutti ci rimane questo bisogno di contenimento dell'altro, che nelle cure le più varie è la base della relazione fra il paziente e chi eroga la cura. Quindi musicarterapia nella globalità del linguaggio è questo approccio del corpo intero, della voce, della possibilità di capire l'altro attraverso i suoi comportamenti, che non sono mai giudicati ma sono valorizzati, per prendere spunto e dire questa persona ha un approccio più profondo al mondo con, per esempio, l'olfatto, le situazioni di regressione più profonde, ma il neonato ha una competenza olfattiva che noi non avremo più per tutta la vita. Quindi capire che per questa disciplina, che quando non si può andare avanti si può andare indietro. E l'altro slogan della musicarterapia nella globalità dei linguaggi è: la vita non si allunga ma si allarga. Noi rappresentiamo la musica art terapia, quindi tutte, diciamo, le forme di arte che vengono utilizzate per educare, cioè edurre quello che dal bambino viene fuori. Quindi non è una musica o una scultura o un disegno, un'opera d'arte, ma conferma questa dicitura di art terapia nella globalità dei linguaggi, perché viene fuori un discorso che la stessa persona che viene incontro a noi come, insomma, musico art terapeuti mette fuori la sua arte, e quindi su quello che è molto personale si lavora con le stesse arti. Non è un fatto di indottrinamento, di abilità, e sono delle abilità che vengono fuori dalla voce, dal considerare quelli che sono gli atteggiamenti corporei e quello che è il comportamento psicosensomotorio della persona, quindi dalla voce a tutto atto. La presa in carico nella disabilità tra ortodossia e innovazione, qual è stato il processo di inclusione sociale?
Sicuramente un grande percorso di cui possiamo andare veramente orgogliosi. In Italia dal 1970 in poi si sono sviluppate una serie di politiche a favore prima dell'integrazione e adesso si parla a ben dire di inclusione, che hanno portato in qualche modo una crescita sicuramente di civiltà. Perché parlo di ortodossia? Perché sicuramente come clinici noi puntiamo a quelle che sono le scienze riconosciute dalla scienza medica, quindi fisioterapia, logoterapia, terapia occupazionale o psicomotricità o quant'altro. Ma poi esiste un grande mondo, e di questo mondo che vogliamo parlare, che è il mondo dell'utilizzo, del mettere al centro la persona disabile e aiutarla ad esprimere se stessa attraverso quelli che sono i canali dell'arte, la pittura, la scultura, il teatro. Non peraltro, le faccio un esempio per il teatro, se pensiamo che lo psicodramma è assurdo, ha ruolo terapeutico importante nella presa in carico dei pazienti con disturbi psichici, possiamo immaginare come una persona con disabilità attraverso lo psicodramma possa esteriorizzare un io altrimenti compresso.